Perugia, la città delle meraviglie nascoste. Scopri cosa si nasconde dietro le sue mura. Ecco alcuni posti da visitare durante le vacanze a Perugia. Prima di immergerti nel video, premi il pulsante iscriviti e lasciami un mi piace, sai bene quanto sia importante per noi avere il tuo supporto. Continuiamo con il video. Piazza 4 novembre. La piazza principale di Perugia, con la sua Fontana Maggiore e il Palazzo dei Priori. Cattedrale di San Lorenzo, una maestosa cattedrale con una facciata gotica e affreschi rinascimentali all'interno. Rocca Paolina, una fortezza del XVI secolo che offre una vista panoramica sulla città. Galleria Nazionale dell'Umbria, un museo d'arte che ospita una vasta collezione di opere, inclusi capolavori di artisti come Perugino e Beato Angelico. Corso Vannucci, la principale via dello shopping di Perugia, ricca di negozi, caffè e ristoranti. Arco Etrusco, un antico arco Etrusco che rappresenta l'ingresso principale alla città. Basilica di San Pietro, una bella chiesa romanica situata in cima alla collina, con affreschi medievali e una vista panoramica. Orto botanico, un giardino botanico con una vasta gamma di piante e una tranquilla atmosfera per passeggiare. Museo dell'Accademia di Belle Arti, un museo che espone opere d'arte di studenti e professori dell'Accademia di Belle Arti di Perugia. Chiesa di San Francesco al Prato, una chiesa francescana con un magnifico portale gotico e una cappella affrescata da Pietro Perugino. Palazzo dei Priori, situato in piazza a 4 novembre, è uno dei palazzi comunali più antichi d'Italia. All'interno si trova la Galleria Nazionale dell'Umbria. Ma vale anche la pena ammirare l'imponente architettura esterna. Museo archeologico nazionale dell'Umbria, questo museo ospita una vasta collezione di reperti archeologici provenienti dall'Umbria, tra cui manufatti etruschi, romani e medievali. È una tappa interessante per gli appassionati di storia. Parco naturale del Monte Subasio. Se sei amante della natura e delle escursioni, questo parco offre splendidi sentieri immersi nella natura, viste panoramiche mozzafiato e la possibilità di visitare l'Ermo delle Carceri, un monastero francescano incastonato tra le rocce. Assicurati di prenderti del tempo per la bellezza e l'atmosfera unica della città mentre esplori questi luoghi. Ricorda di assaporare anche la cucina umbra e di esplorare i pittoreschi vicoli di Perugia. Buon viaggio! Grazie per aver guardato il video, se ti è piaciuto e vuoi vedere altri contenuti interessanti come questo, ti invito a iscriverti al canale per non perdere le prossime novità, premi il pulsante iscriviti e attiva le notifiche per restare aggiornato, ti aspetto nella nostra Family.